Bentornati, ragazzi, sono SADAR 52, oggi continueremo la nostra avventura su Control. Bentornati in of New York. Nello scorso episodio abbiamo completato tutta la missione della muffa recuperando anche uh, il potenziamento, anche se non l'abbiamo preso nello scorso episodio. Però adesso possiamo entrare in tutti i posti dove c'è la muffa e non lo faremo in questo episodio. Però, uh, mi sono ricordato, controllando ed entrando in questa stanza, come in realtà vedete dalla scritta in alto a uh, sinistra, mentre stavo. Facendo quella missione di ieri mi sono accorto che c'è questa stanza che si può aprire solo con il passaparto della stanza 6 e c'è una missione secondaria. Come avete letto dal titolo ovviamente la missione è specchio riflesso e noi la faremo in questo episodio. Io però ho fatto l'intro ovviamente dopo perché veniva fatta meglio e poi avevo bisogno di dire cosa avevamo fatto nello scorso episodio. Hardy spent approximately three hours in the mirror. It's the longest time on record. Can you describe your experience inside Agent Hardy? So, Agent Hardy is physically healthy, all tests have come back clean, yet the speech issue has persisted for hours.

Proposta di analisi oggetti alterati AI60 ovvero lo specchio. Reso conto, questo suggerimento ha lo scopo di determinare la natura precisa dello spazio riflesso di un oggetto alterato. È translivello, generato psicologicamente o radicato nella nostra dimensione? Come fa un oggetto alterato a conoscere lo spazio nelle sue vicinanze e rifletterlo? Perché riflette alcuni materiali ma non altri? Lo spazio è una realtà parallela? Se così fosse, dovremmo riconsiderare il fatto che se noi possediamo questo lato fisico dello specchio, qualcun altro possiede l'altro lato. A quale scopo potrebbe usarlo? Possono attraversarlo per entrare nel nostro mondo? E per quali motivi? Infine, per quale motivo gli oggetti alterati producono il riflesso degli individui che lo attraversano? Queste entità riflesse possono abbandonare l'oggetto alterato? Così come per tutti gli oggetti alterati dobbiamo distinguere se questo comportamento è, non lo possiamo sapere. Non ho ben capito, ma credo di aver capito. Ed è molto interessante. Eh, spero, non so se sperare di avere qualcos'altro da leggere oppure no, fatemi controllare. Eccolo là. L'ho notato, eccolo là lo specchio, sì, ok? Uh, no, sembra che non abbiamo altro da leggere, almeno di qua, le telecamere. Fanno rumore le telecamere, non so se lo sentite perché poi c'è la mia voce, però le rumore... Eh le rumore, sì. Le telecamere girano e fanno rumore e mi dà fastidio, non lo so perché, però mi ha sempre dato fastidio. Avete notato che nell'avventura magari mi sono messo a sparare le telecamere apposta e lo continuerò a fare perché danno fastidio, veramente. Allora, uh, abbiamo altro da leggere, bene. Studio comportamentale degli oggetti alterati, ai 60 contaminazione del riflesso. Reso conto, ai 60 lo specchio non riflette l'ambiente e circostanze in maniera perfetta. L'ambiente mostrato nello specchio contiene delle leggere differenze. Non si sa perché succeda questo con lo specchio, se c'è qualche non lo sappiamo, è qualcosa che non possiamo percepire. La teoria più popolare vuole che lo specchio abbia un obiettivo in mente, ovvero riflettere il mondo che vorrebbe fosse reale, sostituendo subito la nostra realtà con. La sua, sebbene inverosimile, in teoria ha il pregio di essere un ammonimento a non sottovalutare lo specchio. I pannelli speciali di roccia nera sono stati installati per impedire l'accesso al nostro lato dello specchio. Per, per maggiore sicurezza, è necessaria una sistemazione particolare dei pannelli per aprire la porta. Ok, allora. Uh, il puzzle in realtà mi era già uh, arrivato perché mi sono accorto che dovevamo girare così. E quindi in realtà dobbiamo guardare lo specchio e mettere i pannelli come stanno nello specchio e come li sta riflettendo. Adesso il difficile è capire quale specchio sta a sinistra e quale a destra, però. Allora, credo di aver piazzato bene i pannelli, ma di aver sbagliato gli specchi. Perché, eh, ok. Uh, quindi questo specchio che sta riflettendo. Uh, abbassato, abbassato, alzato vicino alla porta è quello di destra se guardo davanti. Quindi in realtà è abbassato, abbassato, alzato vicino alla porta. Dovrebbe essere così. Oppure no, è dell'altro. Vedi, allora eh, no, perché io ho fatto abbassato, alzato, alzato, però in realtà mi sa che è al contrario. Quindi è alzato vicino e due volte abbassato perché appunto è uh, così no in realtà cioè è alzato solamente quello vicino alla porta quindi in realtà gli altri due devono essere abbassati uh, sono, sono confuso per colpa del fatto che appunto lo specchio sta riflettendo ma la difficoltà sta nel capire se è il puzzle di sinistra o di destra certo posso provarlo in tutti e due i modi uh, allora No, perché non è alzato quello vicino allo specchio È alzato questo, quindi alza questo, riabbassi questo Perfetto, e adesso passi all'altro lato E dobbiamo guardare come li stanno messi a sinistra Giusto? Allora, ah, aspetta, prima così, sì E adesso mi trovo Adesso invece è abbassato vicino alla porta e gli altri due alzati Quindi questo lo devo lasciare abbassato Mentre questo... No... Uh, devo alzare sia questo che questo, ok ho sbagliato, ho premuto il pulsante sbagliato e adesso è a posto? Sì, perfetto, ok. Uh, era abbastanza facile, solo che appunto uh, l'avevo fatto ma sono stato confuso dal, dai due specchi perché avevo fatto quello di destra a sinistra e quello di sinistra a destra. Ma va bene così, ecco lo specchio, ci stiamo andando. Uh, la copertina quale sarà mai? Non lo so, però dobbiamo prima scoprire cosa c'è dall'altro lato. Ah ok, mi posso muovere, pensavo di dover guardare una scena o un qualcosa uh, Ecco, c'è Jesse che sta parlando al contrario uh, Ok, bella questa cosa P Parla al contrario quando parla ad alta voce ma se pensa, pensa uh, dritto Ok, sì, è giusto in realtà perché i pensieri non vengono specchiati, quindi va bene. Allora, giusto un attimo così attivo la missione dello specchio a questo punto. Eh, eccola qua. Perché, se no, beh, sai com'è? Questo è un altro video. E non ho ancora finito la muffa. Però mh, per voi l'ho già finita perché l'avete visto nello scorso episodio. Sicuramente, eh, avrò fatto tutto il. Avrò tagliato tutta questa parte e messo solamente le ultime cose che ho fatto della muffa. Per poi mettere questo episodio singolo. Però va bene. Uh, ok, e quindi possiamo andare e... e ah, ok, c'è qualcosa qua, vedi? È, è il registratore, tra l'altro. What? I can't understand qualcosa

Uh, chi è che stava da questa parte dello specchio? Perché se noi adesso capiamo quello che dice lui e prima non lo capivamo, allora vuol dire che lui era nello specchio. Ma se adesso capiamo lui, e eh no però, se capiamo lui e non loro vuol dire che è lui nello specchio, lo stesso. Perché loro non ci sono e quindi sono al contrario, no? Perché no, però se in questo momento Jesse sta parlando. Ed è al contrario, vuol dire che chi è nello specchio parla al contrario. Quindi vuol dire che se c'era lei, quella tizia, che stava parlando al contrario, vuol dire che stava lei nello specchio e non lui. Uh, ok, strano. Mm, ma è Jesse o sbaglio? Eh sì, beh, eh, siamo noi riflessi, ma in modo diverso. Non sono i nostri capelli quelli. Uh, ok. Uh, ok, un attimo. Uh, però questa cosa è strana, perché è, è vero, no? Cioè, ho, ho, tecnicamente ho ragione. Parla al contrario che sta nello specchio. Se stai dall'altro lato dello specchio, io che sto nello specchio, che tecnicamente parlo al contrario, come ti sento? Ti sento normale o al contrario? È questo che non riesco a, a definire. Allora, mh, mh, ho capito che mi sa che devo andare dove. Ecco qua, ok. Dove stanno le cose rosse? Eh sì, che è Jessie. Eh, non è, quello non è più un riflesso. Eh, a parte che, come detto, il riflesso è diverso. Perché non abbiamo questi capelli in questo momento. E eh, eh, ok, eh, anche il vestito era diverso. Oltretutto. Ehm. Um, No, non sto capendo. Un altro specchio rosso? C'è specchio, vabbè, un'altra finestra rossa. Qui? Sì, ok, qua non è rosso. Ah, è la TV rossa. Però c'è ancora una Jessie. Eh, strano, è tutto strano. Non ho idea di cosa stiamo facendo. Detto proprio sinceramente. Continua in realtà a non succedere niente. Io all'improvviso prendo mi sto zitto. Perché penso sta per succedere qualcosa. E invece no, uh, adesso la stanza però è, è diventata tutta rossa. E' stato rotto il vetro. Sono stati rotti tutti quanti adesso. Quindi tecnicamente potrei entrare ovunque. Fatemi controllare. E. Ah! Sconfiggi Sedg. No, aspetta, perché? Uh, lo, come si dice Jesse? Quindi è Isseg, ok, al contrario. Uh, perché lo devi dire uh, come tecnicamente lo dici, anche se in realtà parlare al contrario è una delle cose più difficili al mondo, ovviamente. Ma uh, è anche quasi impossibile, ma ci sono persone che ci riescono perché tu non è che devi solo parlare al contrario, non è che prendi le parole e le metti al contrario, no? Io, ad esempio, so che al contrario casa è ASAK però se voi dite uh, ASAK e rigirate la parola non uscirà casa perché la C come la dite al contrario sarà in un altro modo e non eh, proprio C di casa e quindi K e al contrario diventano un'altra roba quindi è, è molto più difficile uh, ad esempio Uh, qualcosa che c'è uh, Che parte con C detta proprio in questo modo C al contrario voi poi fate C ma in realtà dovreste fare IC perché è la C al contrario uh, anche se appunto come detto uh, il suono della C che è K uh, uh, al contrario non sarà mai una vera C e quindi è molto molto difficile va bene com com comunque uh, tecnicamente Jesse al contrario sarebbe Issage appunto ma non proprio così Detto questo la boss fight è abbastanza difficile nel frattempo che facevo questo ragionamento però sono riuscito a togliere quasi tutta la vita e ha tutti i nostri potenziamenti oltre al fatto che ha evitato praticamente la maggior parte delle cose che io ho lanciato appresso con la delle cinesi ma ce l'abbiamo fatta. Vi posso dire che in realtà conoscevo l'esistenza di questa boss fight perché una volta che ho finito il gioco ho detto vabbè ormai l'ho finito, ci potrebbero mai essere altri spoiler e quindi mi sono letto tutti i trofei, anche quelli nascosti, e forse non avrei dovuto, però sapevo che c'era una boss fight contro Jesse al contrario. Uh, però non avevo idea di poterla fare qui, non ci ho pensato nemmeno quando abbiamo sentito delle parole al contrario, ho detto, uh, il contrario, quindi adesso affrontiamo Gessi al contrario. Quindi sono, sono rimasto sorpreso lo stesso. Allora, tecnicamente la maggior parte delle volte abbi ab quando abbiamo ripulito un oggetto alterato dall'IS abbiamo ottenuto il foglio che ci parla di questo oggetto alterato. Quindi abbiamo letto che è la I60 diverse volte in questo video e abbiamo anche preso il foglio. Quindi leggiamo il foglio del dello specchio e poi mi sa che ci salutiamo. Uh, e riattiviamo no, devo riattivare quella del della muffa perché devo finire il video di ieri. Specchio vittoriano ai 60 UE. Uh, eh. Procedura di contenimento. L'oggetto dovrebbe essere tenuto in una stanza sigillata con visibilità esterna minima. Descrizione effetto alterato. Uno specchio da parete dalla forma ovale. La cornice è fatta di ottone lavorato alla perfezione. L'oggetto non riflette ciò che gli sta intorno accuratamente. L'effetto dell'oggetto è complesso. Particolarmente interessante è la capacità del vetro di trasportare individui in uno spazio paranaturale se toccato. Lì lo spazio ha un riflesso imperfetto della nostra realtà. Alcuni oggetti nel riflesso sono semplici immagini allo specchio, altri sono, non lo sappiamo, mentre alcuni non appaiono del tutto. Il riflesso contiene solo aree entro una distanza d dall'oggetto stesso. Riposizionando l'oggetto si è dimostrato che il riflesso cambia a seconda dell'ambiente circostante. Gli agenti sono stati inviati ad esplorare il riflesso. Nei soggetti sottoposti al test si è osservato, non lo sappiamo, ritenuto di natura psicosomatica. Una prolungata esposizione al riflesso è sconsigliata. Ok, bene. Mi è piaciuto come, come cosa secondaria da fare, devo, devo dirlo proprio sinceramente. Sicuramente è meglio del girare intorno qua e non trovare queste piante del cavolo. Detto questo ragazzi vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale se siete interessati ai miei contenuti, di lasciare un like se vi è piaciuto, di commentare e condividere con tutti i vostri amici. Se volete descrizione c'è il link per il mio Instagram da seguirmi e noi ci sentiamo al prossimo video.